Se ti piacciono i video su questo canale, iscriviti e attiva le notifiche per rimanere sempre aggiornato. Con lo sviluppo dei collegamenti aerei transalpini, le compagnie aeree italiane avevano bisogno di aerei di linea in grado di attraversare le Alpi in totale sicurezza. Così la Fiat, con a capo l'ingegnere Giuseppe Gabrielli, su insistenza di queste ultime, iniziò lo sviluppo di un nuovo aereo in grado di volare ad alta quota. L'aereo venne denominato Fiat G12. Sebbene la formula bimotore fosse in piena espansione sin dalla metà degli anni 30, le compagnie aeree italiane preferirono la formula trimotore. Questo era dovuto essenzialmente a causa della bassa potenza dei motori nazionali disponibili. Gabrielli aveva già a disposizione il progetto di un bimotore, il Fiat G18, ma l'ala Littoria chiese espressamente un trimotore. Così nel 1938, grazie anche all'esperienza acquisita con il G18, venne sviluppato il G12. La compagnia aerea ordinò immediatamente 6 macchine, seguite da un'altra compagnia di proprietà Fiat, Aviolinee Italiane, con 8 aerei, poi portati a 15. Il primo prototipo Fiat G12C, con matricola militare 60649, fece il suo primo volo il 15 ottobre del 1940, ai comandi del collaudatore Enrico Rolandi. Durante le prove furono rilevati alcuni difetti, come il centraggio non corretto e la tendenza ad imbardare durante il decollo, causati dalla deriva non sufficientemente efficiente con una naturale tendenza a cabrare. Nonostante questi difetti di gioventù, la Regia Aeronautica fu da subito interessata all'aeroplano e ne ordinò 21 esemplari. Con l'ingresso nella Seconda Guerra Mondiale dell'Italia, le compagnie aeree passarono sotto il controllo militare e furono convertite in nuclei di comunicazione o gruppi di collegamento. Nella primavera del 1941, la Regia Aeronautica emise un nuovo ordine per 50 tra Fiat G12C e T. Questa ultima versione, ottimizzata per l'esercito, conservava inalterato l'aspetto esteriore e le prestazioni, ma era dotata di sedili longitudinali che potevano portare la capienza della cabina a 24 uomini. Nella versione civile, la cabina poteva ospitare 14 passeggeri. Il Fiat G12 era un trimotore con struttura interamente metallica. Era caratterizzato da una sottile fusoliera e da una grande superficie alare che gli consentiva un'elevata stabilità. La fusoliera, di sezione rettangolare arrotondata agli angoli superiori, era formata da centine in duro alluminio uniti da longheroni su cui era fissato il rivestimento, anch'esso in duro alluminio. Nella cabina di pilotaggio trovavano posto i due piloti che sedevano affiancati. Il motorista e il radiotelegrafista erano seduti subito dietro. Il cruscotto era dotato di strumenti per il volo cieco, ovvero un radiogoniometro ed un rilevatore di prua Siemens. Vi era un pannello rimovibile sul cielo cabina che veniva usato per l'abbandono in emergenza. La porta di accesso principale, di forma pentagonale, era situata sul lato sinistro della fusoliera, subito dietro al bordo d'uscita alare. Sui fianchi della fusoliera, delle versioni G12C e T, erano ricavate 6 finestre rettangolari per lato ed un oblò aggiuntivo sul lato sinistro. Il carrello di atterraggio, di tipo biciclo con ruotino d'appoggio posteriore, era dotato di ammortizzatori oleopneumatici e, tramite un circuito pneumatico, rientrava nelle gondole motori. Vi era un sistema di emergenza a manovella azionabile a mano in caso di avaria. Il ruotino di coda non retrattile era orientabile e fissato su un supporto d'acciaio alla fusoliera. L'ala a sbalzo era di tipo trapezoidale ed era suddivisa in 3 sezioni. La sezione centrale, imbullonata sotto la fusoliera, aveva una struttura in acciaio
e conteneva le gondole motori. Le semiali esterne erano rivestite in duro alluminio, ad eccezione delle superfici mobili di controllo rivestite in tela. Gli impennaggi, caratterizzati da una deriva molto alta, erano anch'essi metallici, con superfici di controllo ricoperte in tela. I serbatoi del carburante erano situati tra il bordo d'attacco e i longheroni e potevano contenere un massimo di 4.500 litri nella versione C. La propulsione era affidata a tre motori radiali Fiat A74 RC42 a 9 cilindri raffreddati ad aria, in grado di erogare una potenza ciascuno di 800 cavalli a 2.400 giri. Erano racchiusi in caratteristiche cappottature sagomate, caratterizzate da bugne in corrispondenza delle teste dei cilindri. Le versioni successive motorizzate Alfa Romeo 128 RC18 erano riconoscibili anche perché prive di questa caratteristica. I motori azionavano tre eliche tripala metalliche tipo Hamilton da 3,35 metri di diametro, con un controllo automatico del passo. Il Fiat G12 aveva un'apertura alare di 26,80 metri, era lungo 20,16 ed era alto 4,90. La superficie alare era di 113,50 metri quadrati, il peso a vuoto era di 8.890 kg, il peso massimo al decollo era di 12.800 kg, la velocità massima era di 396 km orari, quella di crociera di 308 km orari, la tangenza era di 8.000 metri e l'autonomia era di 1.740 km. La prima unità della Regia Aeronautica a ricevere il nuovo trimotore fu la 601esima squadriglia del 147esimo gruppo trasporti il 10 giugno del 1941. Alla fine del novembre del 1941 il nucleo di comunicazione dell'ALI prese in carico il suo primo G12. Nel marzo del 1942 la 606 squadriglia aveva in carico 8 Fiat G12. Tra l'8 e il 14 giugno del 1942 due apparecchi furono inviati a Gioia del Colle per condurre test per la prevista operazione C3, mai avvenuta, che prevedeva l'invasione dell'isola di Malta, a cui avrebbero dovuto partecipare 12 di questi trimotori. Con l'avanzare del fronte in Nord Africa, da metà luglio del 1942, alcuni G12 della 606 squadriglia iniziarono un collegamento tra Atene Tatoi e Tobruk o Marsa Matrut. Al suo ritorno dal fronte russo nel luglio del 1942, la 605esima squadriglia iniziò la sua conversione su Fiat G12. Nel novembre del 1942 il 48esimo stormo aveva un totale di 13 Fiat G12 operanti sulle rotte aeree del Mediterraneo. Dato che l'ala del Fiat G12 aveva originariamente un grande volume inutilizzato, si ritenne opportuno sfruttare questo spazio per aumentare l'autonomia imbarcando più carburante. Così vennero installati 4 ulteriori serbatoi nelle ali e altri 10 nella fusoliera, portando il totale a 7.590 litri, con un incremento dell'autonomia a 4.500 km. Designato G12GA, che sta per grande autonomia, fu realizzato in un solo esemplare, che volò per la prima volta il 30 settembre del 1941. A seguito di questa esperienza, il comando trasporti chiese la costruzione di 3 velivoli contenenti 22 serbatoi ciascuno, 12 nelle ali e 10 nella fusoliera, per un totale di 10.090 litri di carburante, per un'autonomia di circa 6.000 km. Questi 3 velivoli vennero designati Fiat G12 TRGA. Il 29 gennaio del 1942, al fine di creare una normale rotta Roma-Tokyo, il comando del nucleo comunicazioni lati richiese la fornitura di 4 Fiat G12 RT propulsi da 3 Alfa Romeo 128 RC18 con un carico di carburante aumentato a 11.410 litri in 27 serbatoi, carrello di atterraggio rinforzato e dotato di ammortizzatori tipo Borrani,
deriva dotata di raccordo di collegamento nella parte anteriore e posteriore e altezza ridotta di 30 cm, un radiogoniometro tipo P63N, un autopilota Sperry Salmoiraghi e fusoliera estesa di 42 cm per migliorare la stabilità. Il primo Fiat G12 RT fece il suo primo volo il 4 agosto del 1942. Con l'abbandono del collegamento Roma-Tokyo il 27 novembre, l'aereo venne utilizzato come trasporto carburante dal nucleo comunicazioni Lati, poi dal 148esimo gruppo trasporti tra Castelvetrano e Tripoli. L'ultima versione del trimotore sviluppata per la Regia Aeronautica era la G12 GA bis, una sorta di GA semplificata per il trasporto di carburante. I suoi 10 serbatoi alari e i 7 integrati nella fusoliera potevano contenere 8.130 litri di carburante, di cui 2.558 litri per il proprio consumo. Volò nell'aprile del 1943. Dopo l'armistizio dell'8 settembre del 1943, la Regia Aeronautica Co-belligerante aveva in carico solo 2 esemplari del trimotore. Questi velivoli, il 15 ottobre, erano a Lecce e facevano parte del primo gruppo trasporti. Al nord la Luftwaffe requisì 20 esemplari del trimotore. Alla fine della guerra, 5 Fiat G12 erano ancora nella fabbrica Fiat Air Italia. L'11 luglio 1945, la commissione di controllo alleata votò per il completamento di questi velivoli entro settembre e la costruzione di 7 nuovi G12 entro febbraio 1946. Il matricola militare 61278 fu il primo a unirsi ai ranghi della neonata aeronautica militare nell'estate del 1945. Il 3 gennaio del 1947 Alitalia ordinò 5 G12LB con motori Bristol Pegasus 48, il primo dei quali fece il suo primo volo il 30 agosto. Nel 1950 tutti e 5 gli aerei furono venduti all'aeronautica militare. Gli ultimi 4 G12 prodotti tra il giugno del 1948 e l'aprile del 1949 furono consegnati all'aeronautica militare. Erano G12 LA lungo Alfa, alimentati da Alfa Romeo 128. Tra il 1949 e il 1950 fu sviluppata una versione scolastica di G12, chiamata Aula Volante, in grado di ospitare 13 studenti ed un istruttore. 2 velivoli G12CA furono convertiti in aula volante. Infine, un G12 fu convertito per il trasporto del capo di stato maggiore dell'aeronautica militare. Anche l'Ungheria fece uso di questo aereo e dal 1943 furono consegnati 11 aerei, seguiti da altri 5 prima dell'armistizio. Dal Fiat G12 venne sviluppato il Fiat G212, che pur mantenendo le impostazioni generali del suo predecessore, era dotato di maggior potenza ed una nuova fusoliera in grado di ospitare fino a 30 passeggeri. In totale dal 1940 al 1949 furono prodotti 104 Fiat G12 in tutte le versioni.